Alberto Torregiani, parliamo del suo impegno per ridurre le barriere architettoniche nell'ambito di questo movimento Fare e Ambiente. Innanzitutto, che movimento è e come si sta cercando di raggiungere questo obiettivo? Beh, allora, innanzitutto Fare Ambiente è un movimento ecologista ormai radicato sul territorio ormai da quasi oltre 10 anni a livello nazionale. Si sta occupando dell'ambiente in un modo diverso, che è quello del non dire no sulle questioni di miglioramento ambientalistico o quant'altro, ma trovare delle soluzioni in ambito territoriale e tecnologico su rispettare l'ambiente, ma allo stesso tempo anche portare avanti le tecnologie. E io ne faccio parte, ne sono un testimonial, oltretutto sindaco direttivo, e da qui sui vari aspetti. Io poi in questi ultimi anni mi sono occupato, come sapete, dei diritti civili, principalmente per questioni di giustizia. Poi abbiamo cominciato a ragionare anche su altri ambienti e mi è stato posto la classica domanda: ma come ti trovi tu con le questioni delle barriere architettoniche quando vai in giro? Perché poi i miei amici, i miei collaboratori lo vedevano. E lì nasce appunto l'idea di ragionarci sopra, perché effettivamente io non ho mai posto il problema verso me stesso, verso gli altri, proprio perché lo vivo, anche se poi tutti i giorni mi trovo a dovermi confrontare con queste benedette barriere architettoniche. Per cui da qui nasce l'idea di analizzare bene qual è il problema e trovare sempre sull'aspetto di quello che è la logica di trovare soluzioni e non trovare contrarietà, per cui non basta solo dire non vanno bene, bisogna fare qualcosa, bisogna anche provare anche delle soluzioni. Da qui nasce FAPI, che è la Fondazione Piano Invalidi, dove ha come progetto principale quello di ristrutturare il piano PEVA, che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sotto una formula diversa, che è quella di cooperazione e di interazione tra gli enti pubblici e il cittadino, per cui il territorio, e fare in modo che insieme possano collaborare sia nell'aspetto pubblico che nel privato sull'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito di rifacimento, ristrutturazione e nuove opere. E questa associazione agisce a livello nazionale, sì? Questa associazione ha l'intento di agire a livello nazionale, perché se dovesse lavorare solo ed è questa la complicanza sicuramente, ma se dovesse lavorare solo a livello territoriale non avrebbe l'effetto, l'impatto. Sicuramente è centralizzata come base operativa sul territorio a livello provinciale. Quindi stiamo parlando di Milano? Stiamo parlando di tutte le province. Ah, di tutte le province. Quindi l'idea è questa, è prendere una provincia, per cui che sia provincia di Milano, piuttosto provincia di Monza, di Mantova o di Palermo, e fare in modo che all'interno della provincia si crei un gruppo di operativo che lavori insieme agli enti di quella provincia e che tutta l'operatività venga racchiusa in quella provincia, nel senso che chi contribuisce, le piccole e medie imprese, gli enti locali, gli architetti, i legislatori, le normative per quanto riguarda le opere degli enti locali, siano raggruppati all'interno della provincia e che operino per quella provincia. Questo vuol dire che anche i fondi, i finanziamenti e le opere non vanno a essere portate fuori dalla provincia, ma rimangono sul territorio. E questo porta a un indotto sia economico che lavorativo all'interno del territorio e ne beneficia quel territorio. Questo suddiviso per tutte le regioni, per tutte le province, vuol dire che appunto ogni provincia è in grado di sopravvivere e di sostenere se stessa. Quindi un po', questo è un po' il suggerimento che lei fa alle istituzioni. Sì, è un progetto che ho portato alla visione del Ministero. Ah, ecco, quindi. E lo stiamo vagliando, vedendo se ci sono le condizioni e le possibilità di poterlo dargli un ampio respiro e creando delle normative adeguate che possono essere poi radicate sul territorio. Senta, lei si trova purtroppo a dover a che fare con questa esperienza per, sappiamo benissimo, il caso Battisti che si è ultimamente risolto, e così si è risolto secondo lei, sì? Si è risolto, in buona parte si è risolto. Sappiamo sicuramente che, conoscendo il personaggio, è normale che ci si possa aspettare in futuro, a breve, qualche strascico sicuramente. Però l'importante per noi era, per me, per le altre vittime, sicuramente era quello di ottenere giustizia. L'abbiamo ottenuta. Poi tutto quello che ne consegue,
verificheremo e ci adopereremo al momento in cui dovesse capitare qualcosa. Perché lei cosa teme, scusi? Ma no, sicuramente quello che potrebbe capitare è che sia lui, pure all'interno del carcere, e ha tutto il diritto di lamentarsi, di dover promuoversi, di fare sicuramente delle azioni anche legali in suo favore, e poi sicuramente una frangia anche magari politica che la possa sostenere, ma questo fa parte del gioco. Secondo lei perché dopo tutti questi anni si è sbloccata la situazione? Perché è cambiato il clima politico in Brasile o anche c'è dell'altro? Sicuramente molti aspetti si sono uniti, si sono trovati in una sintonia sia nel nostro paese con un governo di destra e centrodestra e allo stesso tempo in un governo di destra in Brasile dopo anni di opposizione alla sinistra. Questi due paesi si sono trovati in sintonia come idee, ma credo che non bastino soltanto le idee politiche. Ci sono anche due personaggi che noi abbiamo, il ministro dell'interno, che è Matteo Salvini, da noi in Italia, e il presidente Bolsonaro, che sicuramente hanno posto innanzitutto alla politica anche la questione umana di giustizia, che prevale e dovrebbe sempre prevalere. Senta, lei ha detto che si è sentito svuotato nel momento in cui appunto la situazione si è sbloccata. In questo momento come si sente? Beh, adesso la cosa bella è che sto riempiendo quel vuoto. Sto riempiendo con nuove iniziative, con questa iniziativa di Fabi a cui posso concentrarmi al 100%, e con il piacere di vedere che la gente adesso si congratula, al di là del fatto di quello che è il risultato, ma anche con il mio lavoro poi è quello di togliermi l'etichetta di Battisti, che la gente mi riconosceva anche per quello. Sì. Voglio e desidero che la gente si ricordi di me non soltanto per quello, ma anche per quello che ho fatto negli anni precedenti e che se avrò la possibilità di fare nel futuro. E in questi anni lei si è sentito con le altre vittime del terrorismo, con altri figli? Sì. Sì, al di là di quelle che sono le famiglie coinvolte, sì, coinvolte nel terrorismo, sì, nel caso di Cesare Battisti, sì. Parliamo di Campagna, San Martino e Santoro, ho conosciuto moltissime altre famiglie di altre vittime eccellenti e meno eccellenti. Ho lavorato per qualche anno anche nell'associazione AIVITER, che è l'associazione per le vittime del terrorismo, e di quale ho collaborato appunto sulla legge 206, che è il risarcimento per le vittime. È consapevole che molte vittime hanno ancora bisogno di giustizia e che ancora non hanno ottenuto giustizia. Sì. È altresì consapevole che sicuramente il passo che abbiamo fatto di ottenere Battisti in carcere, per cui ottenere giustizia, ha aperto una grande porta, che è quella di dare una maggiore speranza anche per queste altre vittime di ottenerla anche per loro quella giustizia che da tanti anni aspettano. Quindi secondo lei questo è il tassello che manca per chiudere la pagina del terrorismo in Italia? Non si chiude la pagina, si è aperto un nuovo capitolo, che è quello di dare veramente senso alla parola giustizia, per veramente chiudere poi questo periodo storico così brutto per il nostro paese. Però per farlo ovviamente bisogna avere concretezza, consapevolezza, ragione di umanità e togliere tutte le appartenenze politiche. Le faccio le ultime due domande, ma secondo lei si potrà mai raggiungere un vero risarcimento delle vittime ed è possibile secondo lei? Quantificarlo non credo che sia possibile, se lo vogliamo anche eventualmente quantificarlo in denaro è impossibile. Quantificarlo a livello emozionale, sicuramente ogni persona ha un peso. Io credo che, parlo per me stesso, io posso ottenere un risarcimento adeguato nel momento in cui, e sentirmi che l'ho ottenuto nel momento in cui reputo che i miei progetti, le mie idee, la mia volontà di dare un contributo al paese possa essere operativo e possa essere dato con concretezza. Ecco, questo è il mio obiettivo, fare in modo che la gente comune che non ha avuto e che non ha bisogno in questo momento di una giustizia come la mia, ma magari di piccole giustizie, per cui quelle piccole ingiustizie di ogni cittadino, che questi cittadini possano avere quel senso un po' più di volontà nel credere che la giustizia si possa ottenere. Quindi scriverà magari un libro, un memoriale di tutti questi anni?
Beh, questo l'ho già fatto. È già fatto. L'ho già scritto nel 2004 e adesso sta... Beh, magari aggiornato. Si può aggiornare. Adesso l'intenzione che abbiamo avuto in questo momento era proprio quello di riproporre il libro che nella sua originalità. Che si intitolava? Scusi. Ero in guerra ma non lo sapevo. È un titolo un po' complicato, però dal senso di quello che è la mia storia. Certo. E l'abbiamo ripubblicato e nelle edicole e nelle librerie. Non è detto che poi un domani possa, magari con un momento di pausa e di riflessione, aggiornarlo e magari chiudere anche lì l'ultimo capitolo che è rimasto aperto.